La Gestapo arresta questi due ragazzini, però non riesce ad arrestare la loro battaglia non violenta contro Hitler, perché ancora ne parliamo, perché ancora molte scuole, molte vie in Italia, in Europa, nel mondo sono dedicate ad Hans e Sophie Scholl. Hans e Sophie Scholl erano un giovane laureato in filosofia e una giovane che aveva fatto la maestra e che si era da poco iscritta alla facoltà di filosofia. La loro colpa era quella di fare dei volantini che iniziavano a raccontare cosa faceva Hitler, dei volantini che si opponevano a Hitler. Erano cresciuti pensando per qualche istante al sogno di una Germania diversa, ma si erano resi subito conto che non sarebbe andata come loro si sarebbero aspettati. E infatti iniziarono a mettersi insieme ad altri studenti, ad altri ragazzi, costruirono la Rosa Bianca. La Rosa Bianca era qualcosa di più di un movimento non violento, era la capacità dei giovani di vedere quello che gli altri non vedevano, cioè quello che stava facendo Hitler nel mondo. Il loro arresto è un momento storico perché questi due ragazzini, pur essendo così giovani, riescono a non parlare, riescono a non rivelare il nome delle persone che insieme a loro hanno costituito la Rosa Bianca, riescono a non dire nulla ed è quello che dicono con orgoglio qualche attimo prima di essere ghigliottinati quando possono incontrare i genitori, una cosa che nel Terzo Reich non era mai accaduta. I condannati a morte non potevano vedere i parenti. A loro viene concesso e in quell'attimo, sorridendo con grande vita dentro il cuore, spiegano ai genitori che non hanno detto nulla, ma che vale la pena di morire per la libertà e soprattutto per cercare di contrastare Hitler. La loro testimonianza è di una forza straordinaria e per fortuna ne parliamo ancora a distanza di tutti questi anni.